Queste sono le Ghost Max, rappresentano la scarpa massimalista dell'azienda americana di Seattle nel puro stile run epic. Questa scarpa vi porterà a correre velocemente, lentamente e soprattutto con una perfetta ammortizzazione, ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle spalle. Quando parlo di velocità ovviamente faccio riferimento a questo libro. Ad ogni modo, la scarpa nella taglia US 9 pesa 283 grammi, 39 mm nel tallone, 33 mm nell'avampiede, quindi drop solamente 6 rispetto alla Ghost, tra virgolette, normale 15. Il drop è diminuito di 6 mm. È importante comunque notare anche il fatto che utilizzo uno strumento molto avanzato, che la base della scarpa stessa è assolutamente importante, 95 mm nel tallone, 80 mm nel mesopiede e 113 mm nell'avampiede. Ecco comunque le 10 cose che mi sono piaciute, le due cose che avrei cambiato, a chi è data questa scarpa e soprattutto in che condizione la utilizzerei. La prima cosa che ho amato è sicuramente l'allacciatura, che secondo me è stata gestita in maniera perfetta, perché gli occhielli sono asimmetrici, la scarpa si può tirare a piacere, ma veramente a piacere. Poi sul collo del piede non soltanto ci sono due occhielli per il runner's knot, ma in realtà tre, e quindi secondo me questa scarpa si può allacciare in maniera davvero molto precisa. Ho anche apprezzato il fatto che abbia dei lacci molto paffuti in linea con la scarpa stessa, parecchio lunghi, e di conseguenza potreste davvero in maniera incredibile allacciare questa scarpa come preferite, sapendo che la teoria dei nodi è così complicata al punto tale che hanno fatto addirittura una tavola periodica. A livello di numero suggerisco lo stesso numero delle altre aziende americane e soprattutto di Brooks. Mi è piaciuto il fatto che comunque lo spazio nell'avampiede sia abbastanza buono, visto che la tomaia è molto morbida e traspirante e comunque è abbastanza flessibile. L'inserimento del piede nella scarpa è comunque abbastanza semplice, anche se il tallone è abbastanza rigido non avrete però nessun problema, grazie soprattutto alla morbidezza della scarpa stessa. Tra l'altro sarebbe elegante se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Ho poi amato anche la tomaia, che utilizza un processo di tintura in pasta che consente di ridurre la quantità di acqua utilizzata per il processo stesso. La tomaia secondo me è molto traspirante, anche se effettivamente non l'ho utilizzata il 15 agosto, però sicuramente se la chimica e la fisica rappresentano la realtà e se l'ho studiata bene, dal mio punto di vista credo che con questa tomaia possa piacere non soltanto agli aficionados, ma anche a chi volesse provare il marchio Brooks. Ho amato tantissimo la linguetta, che non è a soffietto ma comunque utilizza un nastrino che consente alla linguetta stessa di stare ben incollata al collo del piede. La linguetta è abbastanza paffuta e grazie soprattutto a questo tallone che è rigido, la scarpa assolutamente vi consente un'allacciatura molto buona con la personalizzazione di questi tre occhielli sui quali potreste effettivamente effettuare un'allacciatura a piacere. È ovvio che l'elephant in the room, o meglio il coniglio in giardino, è legato alla mescola. Brooks utilizza la mescola tradizionale che si chiama DNA Loft versione 2, che dal mio punto di vista è sicuramente molto stabile. In questo caso però ne utilizza una quantità estrema e importantissima, non soltanto nel tallone ma soprattutto nell'avampiede. Brooks di solito utilizza un drop 12, in questo caso invece il drop è soltanto 6 e di conseguenza stiamo parlando di 3,3 cm di altezza dal suolo nell'avampiede. Questa mescola consente una stabilità molto più importante rispetto ad altre presenti sul mercato. Ho apprezzato anche il fatto che la scarpa sia comunque relativamente flessibile, ma non così flessibile. Utilizza un rocker nell'avampiede che consente anche al podistamatore evoluto di correre abbastanza velocemente. L'ho utilizzata sia a Francoforte sia in Valle Olona e nonostante l'infortunio sono riuscito a correre a 4,26 al chilometro. I miei bicipiti femorali comunque mi hanno ringraziato nonostante lo strappo. La stabilità della scarpa è garantita anche da due altri aspetti. In primo luogo il fatto che, come ho già detto, nel tallone ci sono ben 95 mm di larghezza e poi soprattutto questa scarpa non si piega verso l'interno e di conseguenza potrebbe essere utilizzata come scarpa
neutra stabile non ha effettivamente il GTS, ma comunque si potrebbe estrarre la soletta, che è davvero premium, e inserire dei plantari personalizzati. Le Ghost Max rappresentano la scarpa che vi consente di adottare questa scelta. È davvero ben pensata, soprattutto per il fatto che il volume della parte anteriore è più importante anche grazie alla tomaia molto flessibile. Tra l'altro, probabilmente Brooks utilizza una delle migliori solette del mercato, e ho utilizzato questa scarpa pure sul tapis roulant di un super hotel a Francoforte che si collega direttamente a Swift, e la cosa che mi ha fatto capire che la scarpa sia davvero molto stabile è che ho corso in maniera molto piacevole. Da notare poi, mi devo mettere gli occhiali, che questa mescola è abbastanza duretta, perché misurata con il durometro è nello spettro più alto rispetto a quelle di altre scarpe che ho utilizzato in questi giorni, anche in questi mesi, e quindi potrebbe darvi, correndo lentamente, una sensazione di scarpa un po' meno morbida rispetto ad altre, però sicuramente molto molto stabile. Ho amato poi il fatto che nel battistrada la scarpa abbia una struttura segmentata simile ma comunque diversa rispetto a quella delle Hyperion Max. La gomma utilizzata è super premium, molto dura e durevole. Secondo me questa gomma non tende a rovinarsi nemmeno dopo un'infinità di chilometri. Ho apprezzato il fatto che il segmento centrale garantisca un'ulteriore stabilità, che è ulteriormente migliorata dal tallone smussato con un angolo di 15 gradi, inferiore rispetto a quella delle Hyperion Max, ma comunque questa scarpa garantisce una transizione sia se correte con un appoggio di avampiede, sia invece se lo fate appoggiando di tallone. La trazione della scarpa è assolutamente molto buona. In Vallolona su pista bianca non ho avuto nessun problema. Non so se la utilizzerei con una pioggia monsonica, ma forse in questo caso non suggerisco di correre. Un ultimo aspetto molto interessante è che questa scarpa è adatta per tutti i podisti amatori veloci e lenti, anche per quelli infortunati che avessero problemi di bicipite femorale anche dopo 15 giorni dall'ultima ecografia. Ho apprezzato il fatto che, correndo di avampiede ma correndo anche di tallone, questa scarpa vi consente di andare al meglio delle vostre possibilità. Chiaramente la mescola è un po' tradizionale, ma al tempo stesso a livello di ritmi la suggerisco per correre dai 7 al chilometro nel parco fino addirittura ai 4 al chilometro. Secondo me la struttura barchetta potrebbe potenzialmente farvi correre anche più velocemente. Ovviamente ci sono delle soluzioni alternative anche in casa Brooks che vi consentono di farlo velocemente, ma la cosa importante è run happy. Se è vero poi che la scarpa forse non ha la reattività e il ritorno energetico migliore del mercato, d'altro canto, per chi pesasse sopra gli 85 kg, penso che sia la soluzione ideale. Sarebbe sicuramente la soluzione preferita che consiglierei a chi iniziasse a correre e pesasse sopra gli 85 kg. Ho amato il fatto che sia così stabile e che comunque vi consenta di correre in maniera molto piacevole, nonostante appunto probabilmente non potrebbe farvi battere tutti i record. I due aspetti che invece secondo me possono essere migliorati sono legati non tanto al sottoscritto, che invece ha amato l'utilizzo di questa scarpa dopo l'infortunio, ma al fatto che la mescola sia comunque molto tradizionale. Secondo me una mescola un po' più innovativa, come per esempio quella delle Glycerin 20, poteva essere adottata. In questo caso Brooks avrebbe fatto davvero bingo, perché secondo me la scarpa sarebbe stata leggermente più reattiva e al tempo stesso sarebbe piaciuta a tutti i podisti amatori più evoluti che guardano questo canale. Il secondo difetto è più che altro un paradosso: questa scarpa dà il meglio di sé, soprattutto per il podista amatore evoluto che volesse correre velocemente, quando appunto correte velocemente, mentre lentamente forse la scarpa è leggermente un po' duretta, a meno di appoggiare di tallone, ma il podista amatore evoluto corre, come si sa, di avampiede. A livello di rotazione questa Ghost Max è sicuramente una scarpa unica, potreste utilizzarla per tutte le corse lente ma anche veloci. Nel caso in cui vogliate però scorrere super velocemente, potreste ruotarla con le Hyperion Max, che soltanto se pesate meno di 80 kg o addirittura 75 kg potrebbe darvi qualche soddisfazione in più. La utilizzerei quest'ultima per le gare, mentre per
di allenamenti lenti e di recupero, sceglierei le Ghost Max. In conclusione, ho amato questa Ghost Max perché è stabile, veloce, utilizza una struttura barchetta che vi consente comunque di proiettarvi in avanti, è adatta ai podisti amatori che pesano sopra gli 85 kg come scarpa unica. Mi è piaciuta molto, l'unica limitazione, come ho già detto, è la mescola, che invece è molto tradizionale. Se amate una scarpa comunque che vi consente di correre in maniera felice, questa è la scarpa ideale. Voi nel frattempo stay strong, keep running, io come al solito vado a dar da mangiare al coniglio, lo sto facendo ingrassare perché ogni giorno faccio una recensione.